Per cercare intanto, buonasera mister, di capire perché questo approccio così brutto nel secondo tempo, un po' come è successo con la Torres. Ma così brutto, no? Penso che non abbiamo fatto bene nemmeno il primo tempo, abbiamo fatto qualche azione, ma no, non c'è stato gioco di squadra. Io ripeto, io ho bisogno di difensori che difendono, centrocampisti che costruiscono, attaccanti che chiudono. E finché attaccanti mi vanno sulla linea di fondo, forse c'è qualcosa di sbagliato. Cosa? Che non servono sul fondo, servono dentro area di rigore per chiudere le azioni. Nel complesso, cosa non le è piaciuto di questo Pescara al di là di questa lettura? Perché queste situazioni si cominciano a ripetere troppe volte. La passività, nel senso che noi pensiamo che possiamo fare qualsiasi cosa sul campo, invece non si può. In più, primo tempo centrocampo si è mosso male, forse giocassero squizzato, anche se squizzato non ha anche la velocità di pensiero, la velocità di giocata, e quindi eravamo spesso in ritardo. In più non si difendeva, e quando ti partono in 5 contro 4 contro 3 paghi. È vero che il terzo e secondo gol ce lo siamo fatti noi, però grazie all'attività dell'avversario. Zeman è preoccupato a questo punto del campionato, nel senso che con questa squadra queste lacune ci sono e ci saranno, oppure è convinto che con il lavoro si può arrivare alla squadra che vuole lei? Ma io spero che si guarisce, nel senso che questa è una squadra giovane, lo sapevamo, inesperta, lo sapevamo, però di qualità. Noi ultimo mese siamo stati sul campo ogni giorno per 30 giorni, non abbiamo mai saltato un giorno di riposo, e forse pagano anche questo. Le chiedo un'ultima... E mentalmente e fisicamente. Le chiedo un'ultima cosa prima di una domanda da studio. Se i cambi che ha fatto all'intervallo, soprattutto quello di Tomassini, era esclusivamente tecnico, oppure Tomassini ha accusato qualche problema? No, io ho fatto Tomassini per cercare di dare più velocità avanti, che mi mancava già primo tempo, e Tunjov perché primo tempo non c'era praticamente con noi, né in fase offensiva né in fase difensiva. Una domanda da studio e salutiamo il tecnico Zeman. Fabio? La prestazione di Tomassini, chiedo al mister, non l'ha convinto, non ha fatto bene secondo lui al di là del gol? Chiede Ferraresi se nel complesso quindi non l'ha convinta la prestazione di Tomassini. No, ha fatto un bel gol, ma ha sbagliato anche qualche cosa, ma è normale, tutti i giocatori sbagliano qualche cosa. Ma io ripeto, io cercavo più velocità, più profondità. Sicuramente Cupone finora è stato più veloce, più propositivo verso l'area, poi che non riesce a prepararsi la palla pulita è colpa sua.